dei modelli che sale sul palco è Geoffrey Cannavia! Vai, 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 vai! Arriva, arriva, eccolo qua. Ah, che bello. Ben arrivato. Diciamo che il microfono poi presagono che facciamo meno strada, ci facciamo fare un saluto Geoffrey, perché nel frattempo Geoffrey ha imparato l'italiano in maniera spettacolare. Intanto guarda che c'è un messaggio lì per te, 34 sul campo, ce l'ha solo con Dobbiamo, non so cosa voglia dire. Sì. Tu l'hai capito cosa vuol dire? Va bene, va bene. Allora, primo anno, iniziato così, poi finito alla grande, adesso c'è una stagione che ti aspetta. Ti aspettiamo tutti, abbiamo tanta voglia di far cose importanti, Geoffrey. Sì, speriamo che quest'anno vado di più, crescendo poco a poco. E basta. E questo è quello che conta. Poche parole. Vincere. Vincere soprattutto. Sì, soprattutto, soprattutto, soprattutto. Grazie Geoffrey. Allora, chiamiamo il secondo modello della per la versione divisa da trasferta. No. Cosa vi dico di lui? Ma cosa volete che vi dica? Vi dico Rodrigo Basso! 150 presenze, 149, quasi 60 gol, numeri da campione, numeri da campione. Allora Rodrigo questa sera ha preparato un discorso importante, vi prego, vi chiedo il massimo silenzio, per favore. Vai, Puccio. Ma non è vero. Buonasera a tutti. Applauso, applauso, veramente un fenomeno. Io sto di là, va bene, io sto dall'altra parte. Terzo modello, abbiamo anche in questo caso un giovane, così come abbiamo avuto Andrea per la prima maglia. Lui è un ragazzo belga che ha fatto grandi cose con la nostra primavera. Myung Senna! È il più alto anche dei portieri, lui è altissimo. È più alto di Geoffrey. Eccolo! Ben arrivato, ben arrivato. Bella. Quanto sei alto, Mian? La Madonna. Un 95. 1,95. Numero di piede? 45. Sì, sarà un 51 quello lì. Allora, parliamo un po' di questa maglia bianca, perché anche in questo caso ci sono delle particolarità. E vi chiedo ovviamente di fare da modelli e aiutare la comprensione di tutti. Intanto il nero azzurro che abbiamo avuto orizzontale, verticale, diagonale, quest'anno compare sulle maniche, vedete questa particolarità, ed è un nero azzurro molto particolare perché è molto elegante, perché c'è una righina nera sul fondo blu e una righina blu sulla parte di fondo nero, quindi lo rende anche particolarmente elegante. Il collo non è girocollo ma è un collo a V, quindi piccola differenza, e ha una striscia, guarda Geoffrey, se ti giri tu verso quella camera vedono meglio, proprio di spalle, no girati completamente, perché c'è una striscia sfumata sul retro con la scritta Inter, che non è facile da andare a vedere, ma c'è una scritta Inter sul retro, perché veramente compaiono marchi scritte dove uno meno se lo aspetta. Sui lati, fammi far bella figura, non far come aiuto, bravo. Ecco, sui lati, ecco, vedete, là c'era la banda nera, qua è una banda blu che va e si collega con quella dei pantaloncini, se uno i pantaloncini li mette dritti. Calzettone azzurro, così come azzurre sono tutte le finiture che vedete in grafica dei marchi e del nome. Una maglia bellissima, fatta con le più alte tecnologie Nike, che consentono ai giocatori di giocare sotto la pioggia e l'acqua gli scivola addosso, per poter respirare il corpo, la sudorazione eccezionale, e soprattutto viene fatta tutta con un rispetto ecologico incredibile. Queste sono maglie fatte con delle bottiglie di plastica che si buttano via, loro le recuperano, le lavorano, e per fare un kit completo, maglietta, pantaloncini e calzettoni, servono circa 15-16 bottiglie. Quindi queste maglie sono fatte utilizzando questo, e ovviamente rispetto la tutela dell'ambiente, insomma, sono cose importanti che sappiamo, Nike ci tiene e le fa così. Un applauso per la nostra seconda maglia. Vi piace? Molto bene. Vi piace con Doppia? Sì! Myung vi piace? Sì! Palacio vi piace? No!
Non mi reggono il gioco mai. Accomodatevi, un applauso per loro. Grazie.